Buongiorno e benvenuti a questo webinar dedicato alla salubrità dei luoghi della sanità territoriale, farmacie, studi medici e odontoiatrici. Io mi chiamo Andrea Dell'Orto, mi occupo di comunicazione in edilizia, mi occupo di temi di salubrità e sostenibilità ambientale e modererò questo evento insieme alla collega Maria Chiara Voci, che è fondatrice del progetto Home Health and High Tech, che si occupa proprio di parlare ad una platea mista di medici e tecnici di questi temi della salubrità e del rapporto tra la salute e l'ambiente costruito. Buongiorno Maria Chiara. Buongiorno Andrea, buongiorno. Parliamo di tecnicismo, parliamo con l'architetto Leopoldo Busa e a seguire con l'ingegner Davide Gricini e Lucio Lecchini parleremo di salubrità, intesa come garantire la salute, quindi l'ambiente, l'aria respirabile, chiamiamola così, detta male, in questi luoghi di cura e con quali tecnologie la possiamo monitorare, con quali la possiamo migliorare. Allora, architetto Busa, intanto per parlare, abbiamo sentito già il dottor Tramonte accennare al fatto che gli ambienti sanitari, in particolare la sua esperienza da odontoiatra, non si respira, si può non respirare una buona aria. Allora, per dire non si respira una buona aria, bisogna intanto iniziare a misurare, a sapere esattamente cosa c'è in un ambiente per sapere contro cosa bisogna combattere, giusto? Assolutamente, assolutamente. E questo è un po' quello che è il nostro compito, cioè dal macro al micro, direi anche in prima linea, cioè quello che ci contraddistingue è quello di riuscire a comprendere quelle che sono le caratteristiche. E intanto comincio con le slide, se ritieni, quali Prego. sono le caratteristiche, legate proprio alla qualità dell'aria all'interno degli ambienti e nello specifico odontoiatrici o degli studi medici in generale, o anche se vogliamo fare un riferimento alle farmacie riguardo all'argomento trattato prima. La questione principale è quella sostanzialmente di andare a capire con le strumentazioni più idonee che cosa effettivamente accade all'interno di questi luoghi, in questo caso lavorativi, ma possono essere anche luoghi residenziali o RSA oppure ricettivi. Ma nello specifico andiamo a vedere che cosa può accadere, quindi qual è la maggiore fonte inquinante che noi ci possiamo aspettare all'interno di uno studio odontoiatrico, per esempio. E la sorpresa sicuramente è quella di comprendere che non è tanto l'involucro, l'impiantistica dello studio che determina la qualità dell'aria. Certo, senz'altro è necessario andare a progettare o a ristrutturare o a in alcuni casi bonificare determinati ambienti che sono particolarmente critici da un punto di vista dei materiali da costruzione e di un sottodimensionamento, per esempio, impiantistico, quando addirittura l'impianto non esiste. Ma quello che è importante sottolineare, che mi piace sottolineare con questo intervento, è proprio il fatto che sono gli occupanti stessi, cioè sono il dottore, il medico stesso, l'anestesista, il cliente che diciamo in qualche maniera sfruttano e usano questi spazi ad essere i maggiori le superfici, le maggiori emissioni di composti organici volatili o di inquinanti all'interno dell'ambiente stesso. E quando parliamo di inquinanti, dobbiamo in qualche maniera cercare di capire quali sono i parametri principali all'interno di questi ambienti da monitorare o quantomeno da conoscere per comprendere l'andamento della qualità dell'aria all'interno di questi specifici luoghi. La prima cosa, che in qualche maniera balza all'occhio dalle nostre misurazioni, ma che non è una specificità degli ambulatori, ma è la differenza tra dentro e fuori, cioè tra quello che è lo stato inquinante relegato alle polveri sottili, allo smog, all'inquinamento esterno e l'inquinamento interno. Ancora una volta, sono gli operatori che nella maggior parte dei casi portano dentro le polveri sottili all'interno dello spazio medico o banalmente aprendo le finestre. Quindi in qualche maniera fare attenzione a quelli che sono gli scambi interno-esterno tra ambiente ambulatoriale e città o in qualche caso appunto ambiente di sala d'attesa. Questo ci mette nelle condizioni di inserire degli opportuni sistemi di filtrazione che tengono fuori, per
le polveri sottili, intese come PM10 e PM2,5. È chiaro che poi diventa molto importante andare a capire la qualità dell'aria in termini di VOC. Cosa sono i VOC? Sono sostanze chimiche che sono potenzialmente aerodisperse in un ambiente indoor, il cui nome deriva dall'acronimo inglese Volatile Organic Compound, cioè tutto quello che di chimico in qualche maniera costituisce l'aria interna. Nello specifico abbiamo visto, analizzando queste tipologie di ambulatori, queste tipologie di ambienti, che la problematica principale di questi composti organici volatili, oltre ad avere i composti organici generici, quindi avere percentuali di benzene, di formaldeide, di xileni, si nota la alta percentuale di quelli che possono essere vapori anestetici, in alcuni casi vapori d'amalgama. Quando intendo vapori d'amalgama non intendo più l'amalgama da mercurio, che fortunatamente non viene più utilizzata, ma l'amalgama stessa, nel momento in cui polimerizza, emana delle sostanze che possono essere rilevate all'interno dell'ambiente. Poi, una volta polimerizzato, ovviamente la struttura è stabile. E un'altra circostanza è, per esempio, l'abbiamo vista e rivista e continuamente l'abbiamo affrontata questa mattina, il problema, io lo chiamo problema, scusatemi, delle igienizzazioni. Nel senso che prodotti per l'igienizzazione delle superfici o dell'aria comportano dei grossissimi carichi inquinanti in termini di VOC, quindi in termini di composti organici volatili, quindi chimica, all'interno degli spazi ambulatoriali, che giustamente devono essere caratterizzati da idonei protocolli di igienizzazione delle mani, degli ambienti, delle superfici, eccetera, eccetera. Ma prestiamo particolare attenzione a questi aspetti di igienizzazione, perché da una parte inibiscono la possibilità di contagio con virale o batterico, dall'altra aumentano sensibilmente il carico chimico all'interno di questi ambienti. Ultima, ma non ultima, è la concentrazione di anidride carbonica, che non è in qualche maniera un inquinante, è il sottoprodotto metabolico della nostra respirazione, e nel momento in cui l'ambiente raggiunge saturazione di anidride carbonica diventa un ambiente inidoneo all'attività stessa o alla vita stessa. Mancanza di concentrazione, mancanza di memoria, stanchezza, mal di testa, tutta una serie di sintomatologie legate appunto al carico inquinante e all'aumento sensibile in ambiente dell'anidride carbonica. Ecco, all'interno di un ambiente, di uno studio dentistico per esempio, di un laboratorio, è importante mantenere il livello dei composti organici totali al di sotto dei 300 microgrammi su metro cubo d'aria. Questo 300 microgrammi è un dato che viene in qualche maniera estrapolato dai nostro database e dalle normative principali di riferimento appunto europee, unitamente a quelle che sono i parametri, gli ambiti di intervento medico. Esiste una branca della medicina specifica, si chiama medicina ambientale clinica, che in qualche maniera riesce, attraverso la quale riusciamo a sancire quello che è il limite minimo, anzi il limite massimo di composti organici volatili per rendere quell'ambiente salubre anche a persone che hanno già sviluppato particolari patologie ambientali come allergie, intolleranze o anche peggio sensibilizzazioni chimiche. È chiaro che nel momento in cui cito la medicina ambientale clinica devo fare anche, diciamo, devo scindere subito quello che ho detto, perché io parlo di limite. In realtà medicina ambientale clinica dice che non c'è un limite oltre il quale una sostanza fa male e al di sotto delle quale la stessa sostanza fa bene. Il limite è zero, nel senso che la semplice presenza di una sostanza piuttosto che la sua assenza determina una variazione in termini di rischio probabilistico di incappare in una patologia, così, tout court, cioè basta che ci sia anche un microgrammo su metro cubo d'aria in più. Questo era doveroso in qualche maniera dirlo nel momento in cui cito anche la parte medica, che non mi appartiene come, diciamo, esperienza lavorativa, ma con la quale collaboro quotidianamente attraverso associazioni e studiando appunto quelle che sono i report delle conferenze che vengono fatte. Riferimenti sempre: anidride carbonica, quindi abbiamo visto 300 microgrammi su metro cubo è il limite per quanto riguarda la presenza di composti organici volatili dentro un ambiente di questo tipo. L'anidride carbonica,
Il riferimento dell'anidride carbonica è un po' più semplice, nel senso che utilizzando la SRAE 62-2001 siamo nelle condizioni di dire che la concentrazione massima di anidride carbonica deve essere uguale alla concentrazione di anidride carbonica registrata all'esterno più 700 parti per milione. Ok, facile, sarebbe facile se noi sapessimo qual è la concentrazione di anidride carbonica che registriamo all'esterno. E in questo caso ci viene in aiuto, no? Tutti gli anni dall'osservatorio di Mauna Loa, attraverso lo studio della curva di Keeling, riusciamo a sapere qual è la concentrazione media di anidride carbonica a livello mondiale. Quindi come possiamo in qualche maniera definire la concentrazione di anidride carbonica esterna attraverso lo studio, o diciamo più che altro la consultazione della curva di Keeling, che ci dice che attualmente la concentrazione di anidride carbonica esterna è pari a 410 parti per milione. Quindi per ogni milione di parti di cui è costituita l'aria, 410 sono costituite da anidride carbonica all'esterno. Quindi secondo la SRAE di cui abbiamo appena parlato, 410 più 700, 1110 ppm, parti per milione, è il limite oltre il quale l'anidride carbonica all'interno di questi ambienti non dovrebbe mai essere superata. Esiste come via di mezzo tra i 400 dell'esterno e i 1100 massimi raggiungibili, una via di mezzo, quella che potrebbe essere il massimo ottimale. Quindi non dovrebbe mai superare gli 800 parti per milione. Quindi fino agli 800 parti per milione possiamo dire che siamo in un ambiente tranquillamente tollerabile da un punto di vista della concentrazione dell'anidride carbonica. Quando cominciamo ad andare oltre i 1100 ppm dobbiamo fare qualcosa. Come? Prima, per quanto riguarda i microgrammi su metro cubo di composti organici volatili, oltre i 300 microgrammi su metro cubo bisogna fare qualcosa. Che cosa significa fare qualcosa? La cosa più banale è, significa aprire le finestre. Ma in un ambulatorio medico di questo tipo, la cosa più intelligente da fare sarebbe quella di dotare l'ambulatorio stesso di sistemi di ricambio continuo dell'aria, che mi mettono nelle condizioni di mantenere livelli di concentrazione di anidride carbonica e di composti organici volatili sempre sotto i livelli di guardia. Le polveri sottili vengono in qualche maniera normate dalla 155-2010, che non è nient'altro che diciamo, la normativa sul controllo del traffico. Nel momento in cui nelle città esiste una concentrazione media giornaliera di 50 microgrammi su metro cubo oltre i 36 giorni all'anno, il legislatore è diciamo, autorizzato a creare il famoso blocco del traffico. Ecco, quindi questo è il livello massimo che noi in qualche maniera anche noi vogliamo avere all'interno di ambienti di questo tipo. Andando ad analizzare il livello ottimale, ancora una volta, non tanto in 50 microgrammi, ma nella sua metà, cioè 25 microgrammi è il livello ottimale, diciamo, oltre il quale bisogna cominciare a fare qualche cosa. Che cosa fare? Ancora una volta, quello che ho detto prima, cioè aprire delle finestre o dotarsi meglio di sistemi di ventilazione meccanica controllata. A tutto ciò noi dobbiamo aggiungere il fatto che da un anno abbiamo appunto il famoso Covid e che è un virus e velocissimamente volevo capire anche in riferimento a quel documento dell'Istituto di Superiore Sanità di cui parlavamo, qual è il principio fisico-chimico dei sanificatori che può effettivamente permettere di abbattere quel carico e velocemente un'elencazione di tecnologie utili a questo scopo. Sì, allora, il carico batterico o virale viene in qualche maniera calmierato, viene fortemente abbassato dall'utilizzo di tecnologie che hanno in comune una caratteristica, cioè quello di creare o sviluppare nell'ambiente dei radicali ossidrile, che sono sostanzialmente delle sostanze ionizzanti molto aggressive che vanno a disgregare la molecola, la pellicola proteica di rivestimento di virus e batteri e quindi facendo questo vanno a disintegrare il batterio stesso. Quindi i radicali ossidrile sono, diciamo, un elemento comune a tutti i sistemi di purificazione d'aria o di igienizzazione, che sia con sostanze chimiche o che sia appunto con questi due sistemi di cui stiamo in qualche maniera indirettamente parlando, che sono la fotocatalisi attivata con diciamo raggi UV e la ionizzazione, che ad oggi sono,
diciamo, degli strumenti molto importanti nella lotta batterica e virale o anche di muffe degli inquinanti aerodispersi all'interno degli ambienti odontoiatrici, ma più in generale di tutti gli ambienti. Davide Gricini, esperto di ventilazione meccanica controllata. Intanto mi sembra di capire che non si può separare un sistema, dire che funziona un sistema e non un altro, ma spesso è proprio la capacità di sintesi e di mixare tecnologie differenti, ricambio d'aria e sanificazione, a dare i risultati migliori. Quindi questo per anticipare il fatto che serve sempre un tecnico che faccia un progetto e non basta comprare un prodotto e metterlo lì nella speranza che questo dia il meglio di sé. Come avete visto dalla presentazione, ci sono tutta una serie di parametri da tenere in considerazione e questi parametri sono abbastanza complessi e vanno trattati con adeguata attenzione per raggiungere quello che è un risultato alla fine importante all'interno degli ambienti, ovvero quello di mantenere degli ambienti, come dicevamo, che abbiano delle caratteristiche di pulizia e di igiene sufficienti per le attività che andranno svolte all'interno. Quindi, Davide, l'utilità della ventilazione meccanica controllata qual è in una sia abitazione che in un luogo, un ambulatorio, un studio medico? Esattamente. Perché la ventilazione? Innanzitutto io parto da un presupposto piuttosto, diciamo, un dogma, mettiamola così, ovvero che senza un sistema di ventilazione la migliore aria che possiamo pretendere all'interno di un ambiente è la qualità dell'aria che abbiamo all'esterno. Quindi se io chiudo un ambiente non potrò mai pretendere che in quell'ambiente ci siano meno inquinanti di quelli che ci sono all'esterno, visto che comunque quell'ambiente, bene o male, anche solo per l'apertura di una porta, di una finestra o così via, arriverà a mescolare la sua aria con quella dell'ambiente esterno. Quindi se vogliamo ottenere un ambiente con un grado di purezza, di qualità dell'aria maggiore, dobbiamo per forza inserire dei sistemi di assorbimento di inquinanti. Per il particolato la cosa è abbastanza semplice anche nell'immaginario comune: il sistema per abbattere il particolato è la filtrazione, ma anche qui vi faccio un appunto: c'è filtrazione e filtrazione. Qui potete vedere due tipologie di filtri, a sinistra un filtro classico da sistema di condizionamento che di base è un filtro antipolvere e non polvere fine ma polvere grossolana. Quindi potete vedere già dall'immagine che si riesce a vedere attraverso il filtro. Quindi questo è un filtro che non garantisce assolutamente una buona qualità dell'aria, ma garantisce che i miei muri bianchi non si sporchino quando accendo il condizionatore. Dall'altra parte invece abbiamo un vero filtro antiparticolato che, come potete vedere, ha una struttura completamente diversa, ha una forma completamente diversa, è fatto da materiali completamente diversi. Ecco, questi filtri sono i filtri adeguati per la qualità dell'aria. Quindi vogliamo avere dei filtri all'interno del sistema di ventilazione, ma vogliamo che questi filtri siano adeguati sempre per quello che è lo scopo finale. Quindi se vogliamo controllare i particolati al di sotto del PM10, quindi PM2,5, PM1 o anche inferiori a seconda del tipo di attività, dovremo dotarci di filtri di classe adeguata, altrimenti avere semplicemente dei filtri non ci garantirà nessun beneficio. Quindi in pratica la ventilazione meccanica ci garantisce un ricambio d'aria costante e questo fa sì che non ci sia un accumulo. Se poi voglio fare di più o andare a intervenire su delle categorie particolari di inquinanti, che siano appunto chimici piuttosto che fisici come il particolato, devo aggiungere altri sistemi specifici di sanificazione e filtraggio, giusto? Assolutamente corretto. Quindi è importante andare a settare quello che è l'obiettivo finale, ovvero dei valori massimi accettabili di inquinanti e magari non di tutti, ma di alcuni inquinanti particolari che ci interessano particolarmente, per andare a definire quali e quanti sistemi andare ad adottare all'interno del sistema di ventilazione.
che, come potete vedere anche da questa immagine, è un sistema piuttosto complesso, quindi non si tratta solamente di far girare dell'aria all'interno degli ambienti, ma anche il posizionamento dei terminali, delle prese d'aria, dei punti di espulsione dell'impianto è un posizionamento studiato, è valutato e dipende dal tipo di locale in cui lo andiamo a inserire. Ecco, Davide, per concludere, volevo dire questo. La VMC ci garantisce quindi un ricambio dell'aria, ci permette di non aprire le finestre, quindi da un certo punto di vista di risparmiare anche energeticamente, riducendo le dispersioni del calore magari prodotto in inverno all'interno dei locali verso l'esterno. Velocemente, ci spieghi anche il concetto di VMC con recuperatore di calore che aumenta l'efficienza di questi impianti? Visto che stiamo parlando di sostenibilità, è la giornata dell'ambiente. Assolutamente sì. Diciamo che di base la ventilazione è un costo aggiuntivo, ovvero se io dovessi considerare un edificio senza la ventilazione e considerassi semplicemente di aprire le finestre, questo è un costo di cui io mi vado a caricare come utente finale in termini di energia e alla fine di bollette. Ecco perché i sistemi di ventilazione ormai nascono quasi esclusivamente con sistemi di recupero del calore. Questo perché andando a fare dell'estrazione di aria dall'interno dei locali, io posso usare questo calore residuo di quest'aria per andare a preriscaldare o a volte anche a riscaldare ulteriormente l'aria che prendo pulita dall'esterno. Questo vale sia per le condizioni invernali che per le condizioni estive, quindi a seconda del modello di VMC o di ventilazione di cui uno può dotarsi, ci sono varie tipologie di recuperatori e varie tipologie di sistemi di recupero del calore. Quindi andiamo dalle più semplici, con il semplice recupero di calore sensibile, quindi preriscaldamento, preraffreddamento dell'aria, a più complessi che possono recuperare anche il tasso di umidità, quindi che aiutano a mantenere il carico di umidità costante all'interno dei locali, fino a sistemi ancora più complessi che possono essere parzialmente attivi, per esempio dotati di sistemi di recupero con pompa di calore, oppure di diverso genere che si integrano con altri sistemi anche tradizionali. Quindi lo scopo è cercare di garantire il benessere e la qualità dell'aria ottimale all'interno degli ambienti, spendendo ovviamente il meno possibile in termini di energia e di consumo energetico. Allora, tu ti occupi di un lavoro un po' particolare, sei un esperto di illuminotecnica. Questa cosa qui ha a che fare con la fotocatalisi, che è un sistema di cui si parla molto nella famiglia delle ionizzazioni, balzata alla cronaca perché ha questo potere di cui parlava l'architetto Buse di generare anche radicali ossidrili che hanno la capacità di disgregare o modificare la composizione anche dei virus. Quindi, se non si può dire che un ambiente diventa completamente sanificato, però quantomeno sanitizzato e riducendo il carico di rischio da contagio. Come funziona questo sistema, Lucio? Allora, il sistema funziona copiando ciò che succede, buongiorno a tutti innanzitutto, ciò che succede in natura, per cui con l'azione dei raggi UV del sole e in particolare raggi UVC, per cui frequenze molto basse, intorno ai 254 nanometri, e un oggettino che è un catalizzatore ceramico sul quale sono deposti una miscela, una ricetta di metalli nobili, alcuni un po' meno. Abbiamo del biossido di titanio in gran parte, abbiamo del niobio che è un altro metallo molto importante, poi c'è rame, alluminio, zinco, argento, ci sono altri metalli. L'interazione tra i raggi UV
questi catalizzatori e la reazione con questi metalli in un ambiente confinato, per cui non aperto alla visibilità delle persone, genera, come diceva prima, e lo ringrazio molto della chiarissima esposizione all'architetto Busa, genera questi ROS, questi radicali liberi, questi gruppi ossidrilici, e nell'ambito della fotocatalisi genera anche una trasformazione dell'umidità relativa che viene immessa nell'ambiente dopo passando attraverso a questi sistemi, una modifica dell'umidità relativa che è H2O aerodispersa. Che cosa accade? Diciamo che queste goccioline, questi droplet volatili di aria, di acqua dispersa che sono presenti nell'aria, acquistano una molecola di ossigeno e in modo molto temporaneo, per cui instabile, diventano H2O2, diventano acqua ossigenata. Acqua ossigenata con una concentrazione bassissima a livello di parti per milione, tanto che i normali strumenti da laboratorio fanno fatica a misurarli, per cui la quantità è molto bassa ed è instabile, per cui un po' per l'azione sui virus e i batteri o sui VOC o sugli NOx, sugli ossidi di azoto o sugli odori, i fumi vengono poi decomposti e quindi poi si riformano ripassando di nuovo nell'apparecchiatura e quindi la concentrazione è bassa a livello di ppm, ma è bassa anche a livello proprio di concentrazione di H2O2, perché un conto è fare dell'acqua ossigenata a 120 volumi o al 40%, un conto è fare ossigenata come fa la fotocatalisi allo 0,5%. Lucio, questo Dimmi. concetto di quindi sanificazione in continuo è quello che rende anche questo poco efficace. Esatto, allora ci sono parecchi studi, uno su tutti, quello del Politecnico di Milano, del professor Candiani, che fa vedere come concentrazioni allo 0,5% di H2O2, 0,02 ppm, quindi una quantità irrisoria e comunque instabile che si decompone e poi continuando a ricircolare viene riformata. Nel giro di un'ora al massimo arrivo a farvi vedere, eccoci qua, scusate, ecco, nel giro massimo di un'ora a livello, qui stiamo parlando di batteri principalmente, e poi anche di virus, perché H1N1 è una forma influenzale. Nel giro massimo di un'ora io abbatto il 95% dei contaminanti. Qui parliamo di batteri e virus, ma funghi, VOC, muffe. E parlando di VOC, in ambito ad esempio di ambulatori dentistici, ne vengono prodotti tanti, anche sulle resine, i materiali che vengono usati, diciamo, dagli studi dentistici. E questo, l'eliminazione degli odori e dei VOC, io penso che anche a livello da utente, a livello emotivo, se io entro in uno studio dentistico e ho molto attenuato, se non eliminato, quei classici profumi che sento, sia dei disinfettanti, sia delle resine, sia dei materiali, e poi dei VOC che non vedo, che comunque ne ho comunque un grande beneficio, sia una cosa molto 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 importante. Il lavoro dell'ingegner Gricini da un punto di vista di UMC invece è fantastico perché chi usa la fotocatalisi si trova a dover proporre questi sistemi in ambienti dove magari non è stato fatto bene un calcolo di come deve circolare l'aria, di quanta aria deve circolare, di che cosa devo estrarre, di che cosa devo riscaldare. E quindi inserire i sistemi di fotocatalisi dentro alle VMC, ed è una cosa che sarebbe il non plus ultra,
che cosa fa? Fa tutto quello che ha detto l'ingegner Gricini prima, ma fa anche un'azione antibatterica, antivirale, antiodori e anche fumi. Se qualcuno fuma all'interno di un ambiente, la fotocatalisi elimina proprio fisicamente anche l'odore del fumo. Però una cosa, abbinato ad una VMC a monte, diciamo, prima Sì. dell'immissione in tubatura, credo che magari l'architetto Busa mi può correggere, aiuti anche a tenere pulite, disinfettate le tubature, che è un altro Ecco, problema. assolutamente sì, perché per la legge 81, la ex 626, chi ha delle canalizzazioni una volta all'anno è obbligato a fare un'ispezione tecnica ed eventualmente una sanificazione dei canali. Ecco, questo è un grosso vantaggio. Assolutamente sì. Posso aggiungere che i volumi ridotti poi dei sistemi di sanificazione non comportano perdite di carico, quindi o sono trascurabili, per cui non c'è da riprogettare il sistema VMC. Noi in alcuni ambienti, anche sanitari, ma principalmente nelle scuole, ci troviamo in ambienti che non hanno assolutamente nessun tipo di ventilazione ed è difficile poi andare a quantificare quanta aria deve circolare, come deve circolare. Io nel mio piccolo penso che la mia capacità polmonare è di circa 6 litri e mezzo, vuol dire che nei miei polmoni in un giorno passano 15.000 litri di aria. Se questa aria è buona o è meno buona, ragazzi, fa una differenza incredibile. Bisogna abbinare più soluzioni per risolvere il problema nel modo più Assolutamente sì. completo e professionalmente Assolutamente possibile. sì. Ovviamente, però, Assolutamente sì. nel mercato stanno comparendo tutta una serie di sanificatori di vario tipo in modalità stand alone. E proprio con l'architetto Busa, ieri guardavamo il documento emesso dall'ISS su questo tema. Sì, Ed è assolutamente. interessante perché introduce per la prima volta delle cose con, come diciamo noi, con un nome e un cognome, specificando bene come funzionano. Però, se guardiamo bene, ogni categoria di prodotto si conclude sempre con degli alert. Quindi potrebbe non essere la soluzione è più efficace, potrebbe non essere sufficiente, piuttosto che potrebbero alcune di queste soluzioni emettere addirittura sostanze nocive o pericolose. La fotocatalisi in questo come si pone? Allora, la fotocatalisi in questo sistema emette degli ROS, per cui dei radicali liberi, molto localmente vicino al sistema di fotocatalisi, mentre va in ambiente solamente per ossido di idrogeno, quindi H2O2, come succede per la ionizzazione. Quindi i sistemi sono assolutamente sicuri, possono lavorare in presenza delle persone, quindi le persone possono vivere e lavorare dentro agli ambienti. L'IoT oggi sta aiutando con i data logger che ha fatto vedere l'architetto Busa, vengono fatti interagire con le VMC e con i sistemi di fotocatalisi. E questi aumentano o diminuiscono la loro efficienza in termini di portata d'aria, in termini di potenza dei raggi UVC che vengono messi per andare a far fronte a tutte le variazioni che ci sono. Però la fotocatalisi e la ionizzazione non hanno emissioni pericolose o critiche. Le dimensioni di questi apparecchi, nell'ipotesi che non vengano montati su situazioni di VMC canalizzata, sono tali da poter permetterne anche un utilizzo appunto stand-alone, portatile o mettere e spostare da un locale all'altro? Allora, sicuramente sì, però io spero e ho la grande speranza che questi prodotti standalone con il tempo vadano a sparire e venga favorita un'organizzazione della ventilazione all'interno degli ambienti adeguata, perché dicevo prima, io respiro 15.000 litri di aria al giorno.
e non posso permettermi di non respirare. Se vedo un bicchiere d'acqua sporca non lo bevo, ma devo respirare per forza. Ecco, un oggettino di queste dimensioni, per farvi vedere, questo arriva a superare gli 800 metri cubi ora. Quindi le dimensioni sono piccolissime dentro l'UMC e non danno problemi. Ci sono prodotti stand-alone. Siamo obbligati a progettarli e a costruirli perché entriamo in ambienti dove non c'è assolutamente nulla. Per